Smette di nevicare. Svegliatemi quando partiamo. Per il momento aspettate qui. Il ferito portatelo via. Ci vado io. No, tu vieni con noi. Posso venire con voi questa volta? No, dillo al commissario. Ho preparato il moschetto. E se siete stanchi vi posso dare una mano. La prossima volta piuttosto impara a cuocere meglio il castagnaccio. Qui non c'è più niente da fare. Ehi, andiamo! Sì. Siamo pronti, vento! Andiamo. Se scendete, attenti alla strada della bocchetta perché è battuta. Arrivederci. Che ora? Le tre. Ancora 3 ore di buio. Andiamo più svelti, dai. Come si fa? Ma dove si va? Ah, non lo sappiamo. Dove vieni? Cosa fai qui? Ho preso una scorciatoia. Io non ci voglio stare in cucina. Avete o no un uomo di meno? Allora perché mi avete dato questo? Ah, avete tanta fretta e poi prendete il tempo con un ragazzino. Avete? Perché tu non hai fretta? Appunto, abbiamo tutti fretta. Ovunque andiamo è meglio per tutti far presto. Mettiti in coda tu. Non ho cartucce. Tieni. Soltanto questo mi dai. Basta e avanza. Thank you.
passati di qua. Hanno bruciato anche la mia casa. Aspetta prima di muoverti. Ma io voglio andare. Ti ho detto aspetta. Ma oramai è giorno fatto. Non possiamo andare avanti senza sapere niente. È solo da sapere che bisogna raggiungere la staffetta. E che questo non è il posto migliore per chiacchierare. Avanti, presto! Possiamo star tranquilli per qualche ora. È lontana la tua casa? Un'ora di cammino, se non era già giorno. Potete riposarvi. Svegliatemi al tramonto. Tieni, una boccata per ciascuno, ragazzi. Pulite le armi, voi altri. Va bene. Ah, finalmente si riposa. Che bellezza. Dammi la cicca, vai. Una boccata anche a me. Che ci fai? Ah, questa è suola. Non c'è pericolo dopo 8 anni di naia. Tieni, scaldati anche tu. Coraggio. Va meglio, eh? Laggiù ci aspetta la staffetta. Ci dirà con precisione qual è il nostro obiettivo. Sono le prime case di Campo Morone. Al di là c'è Genova. Vedrai che il carico d'armi che dobbiamo prendere sarà in qualche officina della periferia. Beh, ai ragazzi è meglio non dire ancora niente. Sapremo tutto con precisione dalla staffetta. Intanto il problema è attraversare la passerella. È un punto pericoloso. Non c'è che da attendere la notte. Siete accorti che siamo arrivati in città? Allegri, ragazzi, torniamo a casa. Non stiamo a far da bersaglio qui. Siete in mezzo ai tedeschi. Dove sono? Sono laggiù, accampati sul torrente. E ce n'è tutto intorno fino alle tre croci. C'è una strada nascosta per tornare indietro? No, c'è troppa luce. Se vi muovete vi vedono. Che facciamo? Seguite. Ah, ma das Wasser kalt, ich friere. Hier, nimm den Kaffee und trink ihn mal. Sag mal, warum ist es noch nicht dran gewöhnt? Na ja, die Sonne scheint ja.
Dov'è il comandante? In quel mucchio. Oh. Là. Sentite, non muovetevi di qui fino a quando ve lo dico io. Ci toccherà aspettare di nuovo la notte. La staffetta ci avrebbe atteso all'alba. Abbiamo alcune ore di ritardo, è un bel pasticcio. Forse potremmo mandare la ragazza. Che ne dici tu? Sarà prudente? No, è meglio non fidarsi. Lasciate fare a me. Tienila zero, tienila bene. Gehen wir in dieses Haus, vielleicht gibt's da was zu essen. Du bleibst hier stehen. Su, copriti, Madonna mia. Ma tu non potresti startene a casa? Quanti anni hai? 18. Sì, 18, domani. Come no? Così giovane ti fanno fare questa vita. Un po' di latte caldo, questo ti fa sudare. Tieni, Paolino, daglielo tu. Le hai nascoste bene le armi? E che ne sai tu che ho le armi? Hai sparato molte volte. Finora ho un moschetto, ma adesso il comandante mi darà un mitra, perché ha detto che ho una buona mira. Cos'è la mira? La mira parte dall'occhio destro, passa per la tacca di alzo, sfiora il mirino e colpisce il bersaglio. Me lo fai vedere il moschetto? Ah, ma che non posso, poi è carico e non ce la sicura. Oh, va bene, bene. Prendete. È il mio fratellino, ha la febbre. Feines Abendessen. E la roba da mangiare? Sono rimaste solo queste. Non te ne andare. Resta qui. Come ti chiami? Lucia. Hai paura di me, Lucia? Anch'io sono un contadino come te. Sai, ci sono molti contadini tra i partigiani. Anche mio fratello è partigiano. Sono 4 mesi che è lontano. Se ci fosse qui tuo fratello, ti chiederei a lui in sposa. Lasciami. Ma se ne saranno andati? Non ce la faccio più a stare sdraiato. Vado a dare un'occhiata. Thank you.
auch hier. Das geht in die Augen. Komm runter! Komm schon! Wo ist es denn? Kommt her, rasch, kommt her, kommt doch! Pezzo di cretino! Kommt her! Mensch, was ist denn jetzt los? Pensare troppo, Lucia. Perché? Ti dispiace che gli ho messo gli occhi addosso prima di te? Belle ragazze da queste parti. La prossima che incontro me la porto in Sardegna. Sai come si dice? Moglie e buoi dei paesi tuoi. Oh, ecco, ci chiamano, andiamo. Ma che fai qui, Zero? Ho dormito tutto il giorno e ora sto meglio. È da un'ora che vi vengo dietro. Andiamo. Guardati almeno intorno. Non ti sei accorto dove siamo? Ci sono case dappertutto. Lo sai che dobbiamo stare attenti alle rappresaglie. Sì, e allora era meglio rimanere dove siamo stati finora. È inutile restare qui senza collegamenti. I collegamenti si trovano. Qui in mezzo a tutta questa gente che se ne sta rintanata in casa? Mica tutti hanno il dovere di essere degli eroi come te, ma anche qui in città c'è della gente che fa qualcosa. E poi ti ho detto che non ci piace andare avanti così. Vento, lo sai che non ci siamo mai spaventati per le difficoltà. Ma questa volta siamo troppo stanchi. Due notte di marcia sotto la neve e senza un minuto di riposo. Non ce la facciamo ma più. Non è questione di stanchezza, qui è questione di democrazia. Ma la democrazia non si fa ad orario. Io ho il dovere di non farvi cascare in bocca ai tedeschi. Per questo mi avete eletto. E se mi volete mi eleggerete ancora. Questa è democrazia. E comunque, se siete così pazzi da voler fare una riunione in questo momento, ebbene facciamola, però vi do 5 minuti. Vedremo se è più importante parlare o cercare un rifugio. Tu, Biondo, e tu, Sassari, andate di guardia, di là e di là. Per me è importante parlare. Sì, ma lasciamo parlare loro, insomma, così ci dicono cosa dobbiamo fare. Ecco, qua, su, sbrigati, affettane un pezzo per ciascuno. Senza staffetta ci mancano le indicazioni precise, naturalmente. Ma l'azione da fare era più o meno questa. Prendere un buon carico d'armi. Se non si è detto finora quel poco che si sapeva è perché quando si sanno troppe cose è difficile tenere la bocca chiusa. Se ci prendono sapete che fine si fa. L'azione che dobbiamo fare è come tante altre che abbiamo fatto. L'ambiente questa volta è nuovo e forse questo fatto ci mette una strana inquietudine addosso. Per prendere un carico d'armi c'era bisogno di venire fin qua giù. Già, te le mandano a domicilio. Le armi si prendono ai tedeschi. Ma le nuove armi ci vengono da una fonte che non si esaurisce in una sola volta. Was wollen Sie? Ich bin kein Partisan, verstehen Sie? Wollen Sie meine Hur? Cammina, dai! Ehi!
Mi è capitato questo fra i piedi. Posso esservi utile in qualche cosa? Cosa faceva lei qui a quest'ora? Ma veramente ero diretto a casa mia. E dov'è questa casa? È là dietro gli alberi, a 50 metri. Allora andiamo anche noi. Andiamo, ragazzi. Non si preoccupi, soltanto per qualche ora. Sa, abbiamo perso la strada, un po' stanchi. Dica, è solo lei in quella casa? No, veramente c'è la mia signora. Andiamo. L'animo è comprensibilissimo. Coraggio, fra poco ci metteremo la parola fine. La vendetta oggi la radio. State tranquilli, se ne riparla alla fine della guerra. Nessuno vi disturberà, vedete? Vai alla finestra e tu vadi su. Tu, piantate le armi. State attenti, sbrigati su. Portate qui la mitraglia. Maria! Oh, amica mia! Oh, amica mia, non è il momento di svenire questo. Su, cara, su, su, cara. Su, prende Sally, sono lì. Su. Senta un po', lei. Aspetti qua lei, eh. Il presidio non è molto forte. 20 tedeschi e 30 alpini. A quest'ora avranno saputo anche loro. Il mitragliatore, portatelo qui. Mi permetto di spiegarle che la cosa potrebbe essere facilitata dal fatto che io ho una certa esperienza in affari del genere. Infine, se ho ben capito, non si tratta di una resa, ma di una tregua d'armi. Un modus vivendi da trovare con i tedeschi. Non per nulla ho 15 anni di carriera diplomatica sulle spalle. Sta attento qui, tu. Sicché lei è un diplomatico. Funzionario d'ambasciata. Di quale governo? No, non sono mica io a decidere. Per il momento sono a riposo. Ah, accendete. Evidentemente in questa occasione non intendo sottrarmi. Capisco che la questione è molto delicata. Permette? Prego. Hai visto se c'è una terrazza sopra? Sì, ci ho messo un mitragliere. Ah, adesso vado. Accomodi, si accomodi. Va bene. Franco? Sì? Il vostro stato psicologico dopo mesi di vita randagia non vi può consentire quella disposizione al contatto diplomatico che invece per noi, dato il lungo studio, diventa una seconda natura. Già. Io e il commissario facciamo il primo turno di guardia, subito dopo Franco. Voi riposate, sedetevi lì e mangiate. Lei sa fare il caffè? Come no? Ragazzi, ho trovato del pane. Lei permette, è vero? Dammi un po' l'asciugamano. Buono. Dov'è il bagno? Dove avete messo il sapone? L'ha preso Gatto. Senti un po' tu. Ehi, non ti fregare i libri. No, li prendo in prestito. Giochiamo a briscola. No, faccio il solitario. A quest'ora dovrebbero ripetere il messaggio che vi ha diretto il generale Alexander. Ha inizio la campagna invernale. Il sopravvenire della pioggia e del fango inevitabilmente significa un rallentamento del ritmo della battaglia. Quindi le istruzioni sono come segue. Cesserete per il momento operazioni organizzate su larga scala. Conserverete le munizioni e eviterete pronti per nuovi ordini. Ascolterete il più possibile il programma Italia Combatte trasmesso tornare da questo quartier generale in modo da essere... Tornare a casa. Adesso è ancora più urgente riprendere il contatto con i nostri. I tedeschi approfitteranno di questa novità per asserrare nuovi attacchi in grande stile. Ma questo si chiama tradire. Ha ragione. Tradire perché? Finora abbiamo fatto tutto con le nostre forze. Se il fronte si deve fermare non possiamo impedirlo. Siamo freschi. Se andiamo avanti così la guerra dura 10 anni. Provateci a tornare a casa. Un altro inverno di guerra. Ne riparleremo in primavera. E quelli che rimarranno. Non ci siamo spaventati quando abbiamo cominciato dal nulla e ora siamo abbastanza forti per resistere. Senta lei, ci tiri fuori un paio di vestiti. Perché no? Chi è il capo di voi? Dica pure, signora. È una cosa piuttosto delicata. Venga di là nella mia stanza. Non ha detto che voleva dei vestiti, glieli farò vedere. Sono di mio marito. La scongiuro. Anche lui è un combattente, un uomo d'onore, una persona per bene. Ora è prigioniero nel Sudafrica ed io non faccio che pensare a lui. Ma se sapesse la gente qui attorno, chiacchiere. Ce l'hanno tutti con una donna sola. Io non so che cosa succederà qui dopo il vostro arrivo, ma... Ma certo comunque il mio onore ne verrà compromesso. Si verrà a sapere delle mie visite e... Era la prima volta, sa, non creda mica, ci diamo ancora del lei... Per me è come un conforto, è così distinto, così educato.
Ma la gente non vuole che lo scandalo. Ma lo sa lei che cos'è uno scandalo? Se ne vadano questa notte, la scongiuro. Signora, si calmi, non succederà niente. Biondo! Ostia, c'è della marmellata. Ehi, Biondo! Vengo! Sassari, ma sei pazzo? Va nel bagno a lavarti i piedi. Il bagno è occupato. Non è un granché, ma ci farà bene. Del resto nessuno lo sa fare meglio di me. Va nel bagno a lavarti i piedi. Uffa! Mi ricordo il consolato dell'aire. Che bei tempi erano quelli. Ti dicevo che c'era il caffè vero per tutti. Beva, è così stanco che dormirà lo stesso. Domattina riprenderemo il nostro discorso e vedrà che potremo accomodare tutto. Senta, signor tenente. Ehi, giovanotto, porti di là il caffè. Le devo fare una confessione. Io non sono il marito della signora. Non vorrei che lei pensasse alle volte... Non me ne importa assolutamente niente. Vento, che te ne pare, eh? Biondo intanto verrà con me. Fino a pochi mesi fa è stato nella zona e ha dei riferimenti abbastanza precisi. Ma e le armi? Eccole. Ah, fai la guardia, eh? Penso io. Vado. Senta, vuol portare di là il caffè? Oh, volentieri, anche lo zucchero. Prego, prego. S'accomodi. Grazie. Volta che viene bene. La guerra finisce presto. Rivedrò mia moglie e mio figlio un maschio. Ma Napoleone, quando hai fatto questo bambino? Senti, sono 7 mesi che sono in montagna. Quando sono scappato mia moglie era di 3 mesi. A quest'ora già parla. Boom, già parla. Ma è il figlio di Napoleone, no? Non me gli metterai. Napoleone no di certo, un nome più pacifico. È inutile che venga anche tu. Riposati, domani avrai molto da fare. Ma che cos'è? Ah, niente, stavo pensando. Sei preoccupato per quell'annuncio alla radio? No, è per i ragazzi. Sono sempre pronti a criticare. Adesso sono morti di sonno. Ma tu vedrai domani. Ricominceranno. Ogni passo una discussione. Se ti aspetti che cambino, ogni giorno i problemi aumentano. Prima di giocare la pelle, la gente vuole ragionare con la propria testa. Ma è giusto, ne hanno il diritto. Chi dice il contrario? Ognuno deve essere responsabile di se stesso. Ma quando torniamo, lascio il comando della squadra. Fa ridere. Io me la sento di pagare di persona. Una responsabilità per la vita degli altri è una cosa difficile, insomma. E chi se la dovrebbe prendere? Chi è meglio di me? Ti domando chi. Ma insomma, tu non hai mai dei dubbi. Perché mi vuoi convincere per forza? Io non ti voglio convincere. Stiamo facendo la guerra più difficile e complicata, sempre staccati dai comandi, con 1000 questioni da risolvere. E nessuno che ti dica mai hai fatto bene o hai fatto male. O te lo dicono dopo perché prima è impossibile. Eppure ogni giorno un piccolo passo avanti si fa. Sì, questo lo capisco. Ma gli altri? Franco, per esempio. Franco ha delle qualità. E sai qual è il metodo per tirargliele fuori? Dargli una responsabilità, farlo agire mettendo lui al primo posto. Non sei d'accordo? Ma sì, sono d'accordo. E adesso vatti a riposare. Io non voglio parlare con te, ma ci casco sempre. Ma qualche volta un po' bisogna chiacchierare. Mi accomodo qui. Lì, domani, non fare lo stupido. E adesso fammi tu la lezione di tattica. Oh.
Buongiorno. Sì. Ma cambiate esercizio. C'è stato altre volte qui lei? Credevo ci fosse ancora Marco. E mio marito. Mi pare che si cominci di mattina presto a giocare qui, eh? Caro sergente, da noi poveri vecchi non resta altro. Beh, io me ne vado. Faccio una mano io. Sì, sì, vuole piacere, sì. Un altro. Subito. Funziona quel biliardino? Sì. Quant'è? 20 lire. Mi dia un gettone, per favore. Ecco. Andatevene per carità, ti riconosco. Antonio non viene più qui, l'hanno arrestato l'altro mese. Andatevene subito. State attenti alle pattuglie. In città c'è lo sciopero. Porco? 8.000. Ha vinto una bottiglia. Ehi, che c'è? Hanno vinto e se ne vanno. Chiamali, Giovanotti! Bevetevela voi, se sono così stupidi ve la offro. Ehi, hey, vieni qua. Qualcuno ne ha pure diritto. Qui quei ragazzi che ce la beviamo. Ah, voglio il pezzo faccio per loro. Cos'è, avete paura di montare? Salite, salite, li facciamo funzionare noi, però. Siete in licenza? Sì. Volete vedere le carte? No, siete i nostri ospiti. Ci siamo. Eccoci. Vai! Devo fermarvi al posto di blocco. No, non c'è bisogno. Dai, 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 cammina, cammina, cammina. Figli di cani, intanto siamo passati. Arrivederci, grazie. L'ingresso principale è pericoloso, proviamolo. Sono le 9, tocca a me. Guarda un po' quei due, sono scesi da un tram. Si vede che hanno i piedi piatti. Chissà cosa vanno cercando qui. Quando cominciamo noi lo sciopero? Tra poco. La commissione cercherà di tirare in lungo, in modo che la sospensione duri il più possibile. Ehi! Dice me. Conosci Pietro? Non conosco nessun Pietro. Non fa niente, grazie. Conoscete Pietro? Sì, venite con noi.
Andiamo. Ma siete matti? Avanti, su. Chi è che vi ha mandati qui? Ma cerco Pietro, devo dirgli una cosa urgente. Qualcuno stia attento alle uscite. Venuti a fare la spia? Fare la spia, eh? Su, andiamo, non scherziamo. Fate bene a fare la guardia, ma qui si tratta di un'altra anche cosa. Anche alla San Giorgio hanno detto così. Poi quando c'è stata la retata, anche loro erano dalla parte dei fascisti e dei tedeschi. Ma noi siamo partigiani, abbiamo perduto i collegamenti scendendo a Ponte Decimo. Chiedete a Pietro e vedrete. Qui non c'è nessun Pietro, ti sbagli. Era con noi in montagna, ha organizzato la prima brigata, poi è tornato in città. So che era in contatto con la vostra fabbrica. Lui sa sicuramente quale doveva essere il nostro obiettivo. E che razza di azione doveva essere? Non inventate storie. Non è possibile. Fin qui i partigiani non ci sono mai arrivati. In città e nelle fabbriche ci sono le SAP e i GAP. Dovremmo prendere un carico d'armi. Solo questo sappiamo. Probabilmente da una fabbrica. Il mio nome di battaglia è Lorenzo e lui il biondo. Ogni minuto che perdiamo aumenta il rischio per noi, per voi e per quelli che ci aspettano a Ponte Decimo. Hai detto il biondo? Sì, il biondo. Lo sai, giovanotto, che hai una taglia di 100.000 lire sulla testa? E lo fate scendere in città anche lui? È proprio la faccia del manifesto. Dopo l'azione dello scalo, vero? Sì, 2 mesi fa. Con Ottavio e Tartaruga? Esattamente. È da allora che sono andato in montagna, ma non sapevo che avessero messo la taglia. Scusate, ma qui dobbiamo stare attenti ai provocatori. Pietro proprio non c'è, ma io di Ponte Decimo ne so qualche cosa. Usciamo subito. Avete fame? Piuttosto. Tieni un pezzo di pane. Vi occorre ancora qualche cosa. Sì, sì, grazie. Siete armati abbastanza. Non vi preoccupate. Di, quello sta attento a non perdere la mano. Vedi, biondo. Allora, è meglio che andiamo. Anche voi. A chi se lo immaginava che erano amici? Sì, sì. Aspettate un momento, vado a prendere le biciclette. Però... mi somiglia proprio. Già. Andiamo via. Ieri c'è stata la riunione del comitato, la fabbrica che aspettava i partigiani e l'Alma, un reparto dell'ottica meccanica. Vi sono pochi uomini, circa 200, e fuori della città perché costruisce apparecchi molto delicati e hanno paura dei bombardamenti. Tu devi cercare Marco e dirgli il treno è arrivato. Lui ti risponderà, la stazione è pronta. Come si fa ad arrivarci? Abbiamo visto dei posti di blocco. E per questo vi ho accompagnati fin qui. Prendete la strada laggiù, ha ancora un paio di chilometri. Non c'è pericolo che vi sbagliate, c'è una grande grua a vapore, vedrete. Va bene, faremo presto. Ora andate, ragazzi, andate. Arrivederci, eh? Arrivederci. Arrivederci. E in bocca al lupo. Grazie. Si riprenderà. Si accorgeranno che la situazione non è tanto allegra. Sono stato all'ispettorato economico dal capitano Uland. Sono infuriato. La produzione va garantita entro i 10. Parlano di rappresaglie e di deportazioni. Ne parlassero soltanto? Già. Sta pur sicuro che si rifaranno sulle fabbriche più piccole. Sciopero politico, dico. Buongiorno, ingegnere. Ciao. Se fosse per le paghe ci starebbero. Già, ci crede lei? Comunque a tirare troppo la corda. Tirare troppo la corda, sono loro. La gente è stufa della guerra. Non vorrei mica farmi lezione adesso. Queste cose me le dicevi un anno fa, le ho capite fin da allora. E poi non voglio diventare troppo rivoluzionario. Andiamo in ufficio. Quando la guerra sarà finita voglio andare a Portofino. Addormentarmi sulla spiaggia... e non pensare più a niente. Ah, non è mica una cattiva idea, Anna. Io mi accontenterei di molto meno. Ma tu non hai preoccupazioni. Non hai nessuno a cui pensare. Per questo leggo i romanzi. Mi fanno passare il tempo. Ma cosa fai? Vai via? Sì, ho chiesto il permesso all'ingegnere. Vado a fare una commissione. Oh, ecco l'ingegnere. Buongiorno, ingegnere.
Vedi, Marco, è che quando ti riscaldi troppo ho paura che vuoi riservarmi qualche sorpresa. Anzi, io oggi volevo darle una buona notizia. Buongiorno, ingegnere. Ma lei è qui? Non mi aveva chiesto il permesso di vedere suo fratello stamattina? Sì. Ma vede, ingegnere, mio fratello non è arrivato ieri sera e così stamattina ho pensato di finire quel progetto. Stavo per andare. Vabbè, vada, vada pure. Grazie. Comprendi. Ma non si fida di quella ragazza? Senti, Marco, io non mi fido di nessuno. Suo fratello è con gli alpini. Si è arruolato in Germania per tornare in Italia. Questo non lo sapevo. Sarà un disgraziato come tanti altri, ma comunque gente che oggi è dall'altra parte. Lei fino a poco tempo fa lo nascondeva e adesso ascolta i nostri discorsi. Ma qual è la buona notizia che mi volevi dare? Ecco, ingegnere, per quelle armi può stare tranquillo. Oggi abbiamo sistemata l'ultima. E anche questa è fatta. Un'altra volta non me lo dire nemmeno. Occhio che non vede. Ma se non se ne accorgesse. Quando ve ne sbarazzate? Presto, speriamo. Ma può stare tranquillo perché ho trovato un buon nascondiglio. Va bene, ma non voglio sapere niente. Arrivederci, ingegnere. Ciao. E grazie. E se mi fucilano, mi raccomando, fammi fare una lapide. Ancora niente, facciamo presto, ragazzi. E adesso, Domenico, non ti sposteranno di nuovo? Sì, ho messo sotto sopra tutti quelli che conoscevo per arrivare fin qui e non ho intenzione di mollare. Ma se vi hanno messo la divisa è per qualche cosa. Oh. Andiamo di qua. Ma tanto al fronte non ci mandano. Io da Genova non mi muovo a costo di tagliarmi una mano. Grecia, Albania, campo di concentramento. Adesso basta. La facciano i tedeschi la guerra. Ho visto invecchiare la mamma senza poterla aiutare. Non so quando potrò farlo. La gente comincia a parlare male degli alpini. Dice che li impiegheranno contro i partigiani. Già, a qualcuno gli brucia la terra sotto i piedi. Ma sono chiacchiere. Sembra che con i partigiani ci sarà una tregua. I loro alleati li hanno mollati e adesso si trovano come noi, a secco. Se non avessero fatto i pazzi fin da principio, a quest'ora si troverebbero meglio. Di, adesso che sei qui, si potrebbe far venire via la mamma da Sestri e sistemarla da qualcuno un po' fuori di Ponte Decimo. Sarebbe più al sicuro. Siete della fabbrica? Sì. Noi cerchiamo Marco. Marco sono io. Allora non ho bisogno di dirti che il treno è arrivato. Abbiamo tardato perché hanno ucciso la staffetta. Accidenti, anche lui è caduto. Andiamo. State attenti là dietro. Noi saremo nascosti là di fronte al ponte ferroviario, ma adesso ci sposteremo. Non avremo grane per il fascista. Se facciamo presto il trasporto sarà abbastanza facile. Lo sciopero sta disperdendo i tedeschi che affluiscono verso la città. Non sanno più dove scappare. E ogni giorno che passa la resistenza si rafforza. La popolazione ha capito. Non illudiamoci troppo, è ancora dura. Avete saputo le ultime novità? Il programma di Alexander? Sì.
I tedeschi prenderanno nuove misure. Approfitteranno del nostro isolamento per darci addosso, ma del resto la situazione non cambierà granché. Fino adesso nessuno ci aveva aiutati. I tedeschi! Die Fabrik zurückgebracht. Na, sehen Sie mal, ob alles in Ordnung ist. È inutile, ce l'hanno fatta. Bene, cambieremo programma. Non credo che siano qui per le armi. Troveremo il modo di fregarli. Andiamo. No, schnell! Der Fall! Vorwärts! Anni, Nanzi! Anni, Nanzi! Abbiamo deciso di smontare la fabbrica. Lei, ingegnere, dirigerà i lavori. Le macchine devono essere mandate al più presto in Germania. E gli uomini? Se la fabbrica avesse lavorato secondo gli accordi presi, non vi avrei messo in questa spiacevole situazione. Oggi invece è ancora sciopero. E poi qui vicino vengono uccisi dei soldati fascisti, i nostri amici. Potete essere contenti se non facciamo rappresaglie. Die Gefangenarbeiter sind 150. Gut, fangen Sie an. Geh die Fabrik und montiert ab. Come funziona sta roba? Prego, si accomodi. È semplicissima. I tedeschi nella meccanica sono infallibili. Creanzato! Mi spiava mentre stavo nel bagno. Oh, mi dispiace, ma ho l'ordine di seguirla dappertutto. Oh, sfido io. Non è questo il modo di approfittare di una donna sola. Se fosse qui mio marito... Calmati, cara. Vabbè, mi sta... E io che mi fidavo di lei. Calma, silenzio, c'è gente che deve dormire qui. Chi dorme non piglia pesci. Sì, più gentile con i tuoi ospiti. Mi dia del lei. Ma di sai, è una piccola borghese. Lei è studente? Sì. Legge? No, lettere. Io scienze politiche, ma possiamo considerarci colleghi. Scrivo poesie e drammi sociali. Lei deve essere l'unico studente della squadra, si vede subito. Già, già. Ecco, benissimo. Primiera, denaro, sette bello e carte. Due, tre, quattro scope e ho vinto io. Ma chi è che comanda questi irregolari? Un comandante e un commissario. E queste due cose sono proprio indispensabili? Eh sì, proprio indispensabili, signora. Lei non sa chi sono io. Ve ne approfittate tutti perché sono una povera donna sola, indifesa. Ma dopo tutto sono in casa mia. E lei mi aiuti, no? Ehi, ragazzi, in due siete troppi. Ma è lui che viene dappertutto. Ma non c'è il cambio adesso. Dai, c'è il cambio della guardia. Ma tocca sempre a me. Le dirò che ci si annoiava. Voi avete portato un po' di movimento. In confidenza, io ho una bottiglia di whisky autentico e qualche buon disco di Armstrong. Che ne dice? Stasera si potrebbe organizzare un'orgetta. Sono astemio. Peccato. Sarebbe stata una buona occasione per invitare il tenente Wolf, mio caro amico, un bevitore di classe. E avremmo anche potuto trattare la tregua.
Il tenente Wolf è un tedesco all'antica. E poi è antimilitarista. Vende tutto. Ma viene spesso questo suo amico? Tutte le sere. Tu non c'è l'arme, giovanotto, ci penso io, un mio buon amico. Vedrà, sistemeremo tutto. Non mi lasci passare almeno, qui non si può più circolare. Signora, avrebbe qualche medicina contro l'insonnia? Sì. Prego, si accomodi. Vedrà che Figaro d'eccezione. E dei partigiani, il suo amico tedesco, che ne pensa? Vi metterete d'accordo. Certo, dovete avere fiducia in me. Naturalmente, nella nuova situazione, le armi non servono, vero? Ecco per lei, una o due? È forte questo libro. È un prodotto svizzero. E allora lo prenda lei, così la pianterà di andare avanti e indietro. Oh, io che credevo che lei fosse il migliore di tutti. Napoleone non c'è, è andato via. Ma dove è andato? Ma com'è possibile? È parecchio che io non lo vedo. Se n'è andato. Ah, lo dicevo io che quel Napoleone era un uomo sempliciotto ma intelligente. Mi ha domandato un cappotto e io gliel'ho dato. Beh, sarà tornato a casa. Del resto, il messaggio di Alexander era così chiaro che... Ma sa che lei è un gran cretino? Io? Sta arrivando, biondo e inconquistato. Ma scusi, perché? Ma cosa succede? Ragazzi, non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo fare subito il piano d'azione. Ma che cos'è questo silenzio? Napoleone è scappato. Colpa mia, dicono. Beh, allora cominciamo, eh? Beh, andiamo di là e poi ci pensiamo. Franco! Gatto! Vengo! Questo odore di cetrioli. Signora, andiamo? Ma come? Conciate così? Mi dispiace, andiamo. Oh, Dio mio, ma cosa ho fatto per essere trattata in questo modo? Io credevo che lei fosse diverso dagli altri. Beh, vogliamo andare? Questa è la fabbrica. Il fiume, la ferrovia, le colline e qui siamo noi. Ora vi spiegherò come stanno le cose. È inutile dirvi che in questo modo la situazione si è estremamente complicata. Il compito diventa più difficile e ambizioso. Però in città c'è lo sciopero. Forze tedesche sono disperse. Nella borgata c'è una gran confusione. Tutte le donne sono in fermento. Forse si raccoglieranno intorno alla fabbrica. Quanto tempo abbiamo per preparare l'azione? Poche ore. Bisogna aspettare il buio. Beh, qui è difficile farsi un'idea. E poi, se vogliamo riuscire, bisogna studiare un attacco particolare. Franco? Sì? Mettiti un abito borghese. Usciamo, io, te, il commissario e il biondo. Veramente questa giacca è un po' troppo larga. Già, si vede. Proviamo un po' i calzoni. I miei? Sì, i suoi calzoni. Forse mi andranno bene, eh? Prego. Va bene. Prego. Ma lei è un bruto. Comprendimi, caro. Oh. Si renda presentabile almeno. Thank you.
Signor tenente, gli operai lavorerebbero tranquilli se potessero salutare i familiari e avere qualche cosa da mangiare. Si preoccupi piuttosto di sorvegliare il lavoro. Andiamo, mi faccia vedere a che punto siamo. Marco, andiamo nel reparto col tenente. Achtung auf den Kando! Io veramente... Cerchiamo di calmarlo, otterremo qualcosa. Venite con noi. Passerete di qua. D'accordo. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Adesso torna indietro. La confusione delle donne ci aiuterà. Ci sono dei vagoni che entrano in fabbrica. Vi ho portato una tuta e un cappello. Mettetevi addosso questa roba. Non vi accompagnerò io. Weitergehen. Andrea. Kommt her hier, packt an. Schnell, schnell. Oh, Ernst. Tenuti qui con me. Non è pericoloso fermarci qui. Fingete di lavorare, i tedeschi non si accorgeranno di niente. Chi era quella ragazza? Ma mi sembrava di conoscerla. Non vedete l'uniforme? Italian soldate. Uniforme italiana. Domenico! 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 Mainbrude, mio fratello! Stai tranquilla, Anna, ti lasceranno uscire. Bit, mia sorella, là! Sie alles in Ordnung? Jawohl. Sind Verstärkung eingetroffen oder kommen Sie heute Nacht? Hier herrscht ein viel zu großes Durcheinander, Sie Idiot. Sie erwarten wohl Verstärkungen. Unsere Soldaten gehören an die Front und wir haben schon viel zu viele abgezogen, um Jagd auf diese Schweine-Italiener zu machen. Gehen wir. Mi lasci passare, mi lasci andare. Insomma, io entrare. Soldato, come voi. Domenico! In die Luft schießen! Die Leute, die geguckt haben, tun hier keine Unannehmlichkeit. In die Luft schießen, verdammt nochmal! Ehi, voi due, venite con me. Contiamo fino a 60, manco un minuto.
avanti, lungo il muro. Guarda se c'è un elmetto che... Aspetta. Questo elmetto mi va proprio bene. Vieni, mettili tu. A che ora viene il cambio? Alle 8. A che ora viene? Le 6. Portatelo via. Dai, presto. Fa attenzione. No. Sì. Dai, lasciami. Piglia ancora. Prendi. Stai attento con questo. Date anche. La fabbrica è nelle nostre mani. La fabbrica è la nostra vita. Se i tedeschi si portano via i nostri impianti, chi ci darà da lavorare? Oggi c'è qualcosa di importante da salvare, oltre la pelle. Ci sono 8 ore al cambio tedesco. In 7 ore smontiamo le macchine e nascondiamo i pezzi più importanti. Allora, siamo d'accordo? Marco, noi ci stiamo tutti. Tutti quelli che avevano famiglia se ne sono andati. Noi che siamo rimasti siamo disposti a tutto. Non è vero? Sì, sì, sicuro. D'accordo. La nostra azione era finita. Noi però ci fermiamo volentieri per darvi una mano. Le armi nuove cominceremo ad usarle proprio qui. Vento, che ne pensi? Con le nuove armi e le armi tolte ai tedeschi possiamo resistere e affrontare la ritirata in pieno giorno. I tedeschi sono un po' dispersi per lo sciopero e poi non si aspettano l'attacco. Questo è giusto. L'unica cosa da fare è dargli in testa proprio adesso che aspettano la nostra resa. I tedeschi capiranno le nostre intenzioni anche per il prossimo inverno. Ha ragione, sotto ragazzi, basta con le chiacchiere, cominciamo a lavorare. Con i tedeschi non abbiamo nemmeno cominciato a smontarla. Dobbiamo fare tutto adesso. Roberto, portare la gru, togliamo tutta la testa, il cambio di velocità, il mandrino, il regolo e così la macchina è fregata. Quando gli rimane la colonna, se la vendono a chilo. Allora questa notte resta con noi, ingegnere. No? Questa notte resta con noi. E dove vuoi che vada? Ormai... Facciamo presto, cominciamo subito. Chiama Renzo e Enrico e fatti dare una mano. Renzo, vieni. Portateli laggiù. Adesso con le scarpe stiamo a posto, eh? L'assistente dell'ingegnere, la signorina Anna, è scappata. L'hanno vista andare verso la caserma degli Alpini. Bisogna raggiungerla prima che rovini tutto. Biondo, va col commissario. Va bene. Devo parlarti. Sono fuggita. Scappiamo. Prendiamo la mamma e andiamocene via di qui. No, non è possibile. Continuerebbe ad essere un inferno. Non ce la faccio più. Ora devo andare. Ho paura per te, per la mamma. Quando potremo passeggiare di nuovo insieme per le strade illuminate, come una volta? Su, su, vai a dormire da Giulia stasera, domani vedremo. Rassicura la mamma, dille di stare tranquilla. Va bene, la vedrò domattina. Vai da questa parte, io torno in caserma. Addio, Domenico. Ciao. Possiamo farci niente se sei una spia. Una spia? Ma che vi salta in mente? Non sono una spia. Non ho fatto nulla di male, ve lo giuro. Parlavo solo con mio fratello. Non è un fascista. Se i tedeschi piombano in fabbrica prima dell'alba, sarà provato che sei una spia. Tu che la conoscevi, Biondo, potrai dirci qualcosa di utile. Ehi, hai capito? Più tardi sentiremo cosa hai fatto in questi tempi. E come sei diventata una... Ma come? Dai!
Accidenti, come pesa questo elmetto. Mi dispiacerebbe morire vestito da tedesco. Ci porterebbero a spalla quelli della SS. Non ci pensi? E non sarai mica iettatore. Mani in alto. Spiritosi. Vedremo se fra poco riderete. Di, hai visto che faccia ha fatto la ragazza? Beh, però è carina. Dicono che sia una spia. Aveva ragione Franco, bisognava farla fuori subito. Ci scommetti che Franco se ne innamora? Ma si è fidanzato con una bionda che ha anche un sacco di soldi. Allora, d'accordo. Se hai bisogno del cambio, ti manderò qualcuno verso le 3. Non ce la fai più. Vai un po' a riposare, tu. No, lascia stare, non ti preoccupare. E fai buona guardia. Hai sentito niente? No, stai tranquillo. Vuoi fumare? No. Se mi fermo mi addormento e non mi sveglia neanche il cannone. Non credevo di trovarti qui. Ho trovato un posto di disegnatrice qui a Ponte Decimo. Con la guerra ho avuto bisogno di lavorare. È stata una fortuna. Com'è piccolo il mondo. Adesso non ti mancherà da mangiare. Te li pagano bene i tuoi servizi di spia. Non sono una spia. Andrea, perché non vuoi credermi? Mi eri amico una volta. Sono scappata da mio fratello. Ho avuto soltanto paura. Ecco, come posso fidarmi delle tue parole? Tuo fratello è anche lui coi tedeschi. Perché non sei venuto a trovarmi quando ero in carcere? Eri in carcere, non lo sapevo nemmeno. Eravamo amici, Anna. Ma io volevo qualcosa di più. Non te l'avevo mai detto. Ti volevo bene. È difficile, sai, continuare ad essere amici quando si vuole bene. Se mi vuoi bene, perché dubiti di me? Perché non mi lasci andare? La gente è cambiata in questi anni. Credi che per una ragazza sia facile capire certe cose? Quando ho visto la tua faccia sui manifesti non sapevo cosa pensare. Ho cercato di avvicinare qualcuno in fabbrica, ma sembrava che non si fidassero di me. Credi che se fossi una spia avrei aspettato questa sera per andare a raccontare ai fascisti quello che succedeva qui in fabbrica? Mi piacerebbe crederti, Anna. Quanto tempo è che non dormi? Non lo ricordo nemmeno più. Non vi preoccupate, il tenente Wolf viene sempre a quest'ora. È una persona così fine. Apra, via! Oh, ma perché volete... Apra! Caro tenente... Buonasera. Das wird Sie teuer bezahlen. Das ist ein sehr schlechter Witz.
Sì, Herr Leutnant. Mi ascolti, ma con calma, Questi ragazzi, che evidentemente stanno facendo un'impresa che per lei non è la logica, ma sa com'è, sono spinti da un loro sentimento, da un loro desiderio. Ora, se riuscissimo... Anche questa è fatta. Grazie, ingegnere. È inutile che io resti ancora. È inutile. Ha già fatto molto. Allora tieni informato, eh? Non dubiti. Ciao. Ormai è troppo chiaro, dobbiamo andarcene. Il lavoro è quasi tutto finito. Tutto è a posto? Sì. Andiamo allora. Per fortuna hanno fatto buona guardia gli altri. Non ce la facevo più. Senti, ora andiamo via tutti. Non ci hai traditi. È già giorno, grazie. Stai attenta ai tedeschi, non dire a nessuno quello che hai visto, a nessuno. In questa storia non ci devi più entrare. Va bene. Presto. Tra poco i tedeschi saranno qui. Va al di là della ferrovia. Se sono usciti tutti. Tieni, spara tu, io vado all'altra mitragliatrice. Dai col caricatore. Ritiriamoci, ragazzi. Alles sauber. Aber aufpassen, einen müsst ihr lieben fangen. Jawohl.
Marco non si vede ancora. Bisognerebbe aspettarlo. Tra poco avremo le SS alle calcagna. Intanto cerchiamo di raggiungere il bosco, ragazzi. Lassù ci sono le caserme e lì c'è l'abitato. Bisogna ripiegare lungo la linea ferroviaria e oltrepassare il ponte. E bisogna dividerci in piccoli gruppi. Gatto, come va? Su, su. Voi, andate da quella parte. Metta in moto il camioncino, c'è un ferito. Ma presto, vuol farci ammazzare! Già, è di questo che ho paura. Ti fa ancora male il braccio? Non è niente, è solo un graffio. Sali davanti. Su. Su. Faccia da me, vai. Inseguito dai fascisti. Vieni. Aspetta. Nasconditi nella vasca.
Ciao, bella. C'è nessuno qui? No. Che vado a prenderti qualcosa per asciugarti. No, devo andare. Ma no, dove vuoi andare? I miei compagni mi aspettano. Vuoi prendere un po' di vino? Tu non sei di questo paese, vero? No, io sono sardo. Io di Alessandria. Questa casa qui è tua? No, non è mia. Io sono la donna di servizio. Anche mia sorella fa la cameriera. Ma ora devo andare. Quando la guerra sarà finita, passerò da queste parti. Allora ti ringrazio, me ne vado. Aspetta che faccia notte. Non hai paura della polmonite? No, della polmonite no. Arrivederci. Ciao. Ia, ia. Hände hoch oder ich schieße. Sei un partigiano? No, lavoro. Ho fatto 6 anni di guerra. Ero alpino come te. Hai visto? Ein Arbeit. Hier sind Fußstapfen! Passt auf, schaut euch gut um hier! A nome anche della signora io vi ringrazio, naturalmente. Ma poi Michele! Calma, calma. Tu? Hello! Faccia! Diese Beleidigung eines deutschen Offiziers werde dir teuer bezahlen. Dice che pagherai caro quello che hai fatto, ma non ti preoccupare, accomodo tutto io, siamo amici. Wo sind die Partisanen versteckt? Wer hat euch den Befehl gegeben, in die Stadt zu kommen? Vuol sapere dove sono i partigiani? Chi ha dato l'ordine di venire in città? Naturalmente tu non glielo dire, stai zitto, il tenente è un amico. Vorwärts, sprich, wir haben Eile. Ich gebe euch 3 Minuten Zeit zum Reden. Ich muss alles wissen. Wenn ich selbst würde ich sagen, ich liebe die deutsche Wehrmacht. Ignazio, non mi lasciare, no!
Mi hanno detto che anche lei non vuole parlare. Ma tra persone come noi ci intenderemo certamente. Ho ancora pazienza con lei, perché mi serve, ingegnere. Io non sono buono a torturare e non mi interessa di mandarla in campo di concentramento. Ho già detto che non so niente. Gli operai sono fuggiti, si sono difesi, ero umano. Se dice dove sono stati nascosti i pezzi delle macchine, potrà restare qui, dirigere la fabbrica al nostro servizio. Lei dovrebbe essere affezionato alla sua fabbrica. Gli operai e i partigiani hanno distrutto tutto, lei rimetterà in ordine. Ma perché insiste? Tanto lo so che la mia condanna è già stata decisa. Ma che vi servono le nostre macchine messe insieme alla meglio? Non ve ne fareste niente, non ci potete certo costruire le armi segrete. La guerra non è ancora finita e il popolo tedesco ha bisogno di tutti i mezzi. Nelle mani del nemico non deve rimanere nulla. Quel poco che ci è rimasto noi lo difendiamo con le unghie e con i denti. Il reparto l'avevo messo su io con i miei operai. È stato bombardato già due volte. Abbiamo ricominciato, pensavamo al domani. E ora ci siamo difesi. La posta che lei gioca in questo momento è molto semplice. O vita o morte. Hello, Damon! Ho visto Napoleone. È morto. Era tornato e... Povero Napoleone. Ha sempre fatto più di quello che gli abbiamo chiesto. Anche Gatto è morto. È saltato in aria coi tedeschi. Del commissario del biondo finora non si sa nulla. E gli altri sono qui. Ciao, Vento. Come va, stanco? Le armi le abbiamo portate tutte in salvo. Veniamo con voi nelle formazioni. In città non possiamo tornare. Gli altri continueranno a lavorare a Genova nelle organizzazioni clandestine. Ormai noi siamo bruciati. Siamo troppo compromessi, ma non vogliamo nasconderci. Veniamo in montagna. Beh, di armi ne abbiamo abbastanza. Formeremo una nuova squadra. D'accordo. Grazie. Ti ricordi, Gatto? Non c'è più tra di noi. Mi ha detto di salutarti. Passate avanti. Questi erano quei tedeschi. Abbiamo ammazzato un sergente dell'SS. Ora vogliono venire con noi. Date qua. Queste le vogliamo tenere. Non siamo venuti per darci prigionieri. Diteci quello che dobbiamo fare. Non è facile come credete. Vi siete tenuti addosso questa divisa per tanto tempo, finché vi ha fatto comodo. Franco. Quello che hanno fatto finora a noi non interessa. Gli eroi degli ultimi 5 minuti non li sopporto. Hai ragione. È giusto. Noi vogliamo soltanto della gente capace di combattere contro i tedeschi. Altri sono venuti a noi, mica è una novità. Se hanno aperto gli occhi e sanno combattere bene, nessuno li respingerà. Li ho visti io che sparavano contro le SS. Non ho detto che non debbono venire con noi, però non li voglio vedere armati, ecco tutto. Ti stai dimenticando che dobbiamo ancora uscire dall'accerchiamento e che per ritirarci dovremo sparare ancora? E avremo di nuovo addosso tedeschi e fascisti? Il rastrellamento mica è finito. Vogliamo avere la possibilità di difenderci. Allora tu, Franco, metterai gli alpini nella tua squadra.
della fabbrica! Anna! Domenico! Anche tu sei con loro? Sì, stanno arrivando. Fra qualche minuto su un'autoambulanza il commissario e il biondo. Il commissario è ferito a una gamba. Non poteva camminare. Una macchina ci ha trasportati fino all'ospedale di Ponte Decimo. Gli infermieri ci hanno aiutato. Ci hanno fatto avere un'autoambulanza. Bisogna andare subito, ragazzi. Non c'è tempo da perdere. Ci siamo. Anna dovrebbe averli raggiunti da 10 minuti. Chiamiamo gli altri che sono rimasti in caserma. Andiamo! Presto! Paura? Non ne ho avuto nemmeno il tempo. Ora saremo più tranquilli. Tra sciopero e rastrellamento, le SS si sono concentrate tutte al di là del ponte. E adesso col buio non si muoveranno. Beh, andiamo. Raggiungiamo gli altri. Su, presto. Di Lucia ci fermeremo, mi potete lasciare. È inutile rallentare la marcia per me. Io resto con te. E anche lei. Voglio anche Franco. Formeremo la prima brigata sopra Ponte Decimo. La chiameremo... Beh, mandateci la conferma dal comando. Intanto raggiungiamo la collina.